dovete lasciare che loro si allenino. Questo è il segreto dello sport. Lo sport non regala niente. Se tu ti alleni, giocherai. Se non ti alleni, non so se giocherai. Quindi allenarsi. È il segreto dello sport, è allenarsi. È questo il messaggio che Oscar Schmidt, indimenticato campione di Pavia a inizio anni 90, ha voluto trasmettere ai giovani atleti del Palachiappero. Una giornata lunga e densa di emozioni, quella del ritorno di Orei, il re, così come lo ricordano tanti tifosi di Annabella prima e Fernet Branca poi. Una pioggia di canestri e la storica promozione in A1. Oscar mancava da Pavia da 31 anni e il ritorno è stato un dolce tuffo nel passato. Prima dell'incontro con bambini e tifosi, il passaggio in comune, dove è stato accolto dall'amministrazione e dallo storico presidente della Pallacanestro Pavia, Barbara Bandiera. È incredibile, la città è bella, la signora Barbara, anche lei è bella, con tutti i suoi difetti, è bella, perché ha fatto una squadrone con i suoi soldi, quindi hai che riconoscere questo. Sono molto felice di stare qua, perché riconosco tutti. Tutti belli, guarda la signora lì. Innegabilmente un'emozione immensa. Era veramente un sogno, io l'ho detto e lo ripeto, che avevo nel cassetto e ogni volta si presentava un'occasione o per andare io in Brasile o perché tornassero loro e non riuscivamo mai a far collimare. E oggi averlo qua veramente, lui e sua moglie, io li adoro. Dopo il passaggio ufficiale in comune, Oscar si è spostato al Palachiappero per l'inaugurazione ufficiale dell'impianto dopo alcuni lavori di riqualificazione. L'abbraccio dei tifosi e le tante curiosità dei bambini hanno scandito un pomeriggio atteso da 30 anni. Da chi ammirava il numero 11 al palazzetto dello sport. Sono tanti i ricordi, soprattutto le partite più combattute. Sono tante partite, soprattutto quelle punto a punto che al finale per un motivo qualsiasi vinciamo. E se ne sono state molte partite belle e sono felice di stare qua. Oscar è stato premiato con una medaglia ricordo dal sindaco Fracassi e dall'assessore allo sport Trivi. Sì, è una grande emozione perché vedere tornare uno dei più grandi giocatori che ci sono stati non solo a Pavia ma a livello nazionale e anche a livello internazionale è qualcosa di molto particolare, ecco. Quindi una giornata meravigliosa. Dopo 31 anni abbiamo la possibilità di rivedere un campione che ha calcato il parquet del Paralavizza, che è rimasto nel cuore di tanti tifosi e di tanti sportivi. È bello ricordare colui in questi giorni, in queste ore in cui lo abbiamo qui a Pavia.